Tifosi nerazzurri appassionati di calcio giovanile, un saluto da Filippo Sartirana dallo stadio Breda di Sesto San Giovanni. Prova a ripartire Feray, occhio al contropiede del Borussia Dortmund, lo spinge Semic, Moukoko, occhio a Moukoko che converge, Moukoko entra in area di rigore, prova il sinistro, il Borussia Dortmund passa in vantaggio con Youssoufa Moukoko. Feray prova a inserirsi, il tocco per Kadra che entra in area di rigore, il pallone sul secondo palo per Moukoko, anticipato all'ultimo da Kingwe che fa un miracolo. Viene a prendersi il pallone basso il play. Buonissima l'apertura di Spizzato per Persin, che ha un sacco di spazio. In mezzo a Fonseca c'è anche Vergani. Persin sterza, se la porta sul mancino e calcia! Ed è un gol meraviglioso, quello di Thibaut Persin. 1-1 al 23esimo, la firma di Thibaut Persin. Pallone spettacolare di Spizzato. Lo legge male Gočkan, che poi si fa saltare anche da Persin, che col sinistro la mette benissimo sul palo lontano. Grande giocata di Thibaut Persin. Non si chiude il triangolo. Spizzato ripropone. Il pallone in profondità per Fonseca. Fonseca solo davanti al portiere. Lo salta, la porta è vuota. E l'Inter passa in vantaggio con Matias Fonseca. 2-1. Altra palla meravigliosa di Spizzato. Superato Bomer. E poi Fonseca è bravissimo a saltare Umbeaun. Corner per l'Inter, lo batte Spizzato. Il cross sul primo palo da Fonseca e l'Inter cala il tris, ancora Matias Fonseca, doppietta per lui. Grande incornata di Fonseca che batte Umbeaun e ancora Inter con Vergani che scappa via, entra in area di rigore, Vergani salta il portiere e calcio di rigore. Parte Vergani e va sul palo, poi arriva Matias Fonseca, ancora Matias Fonseca, tripletta e poker Inter. Qui Vergani che spiazza Umbeaun ma trova il palo, il più lesto ad arrivare è Fonseca. Spizzato rischia qualcosa in mezzo a due, finisce col perdere il pallone, Moukoko glielo ruba, Moukoko se la sposta sul sinistro e calcia. Pozzer sulla respinta, poi arriva Feray. Calcio di rigore per il Borussia Dortmund. Parte Rashl e Pozzer si riscatta. Non c'è più tempo, finisce qui, finisce 4-1 per l'Inter che vince e domina contro il Borussia Dortmund.